Ciao a tutte ragazze, bentornati sul mio canale, sono Cris75. Mi vedete nel mio piccolo bagnettino. Siccome mi avete chiesto di far vedere la mia pulizia, i miei grandi segreti, dei trucchi, vi farò vedere. Questa è la mattina, quello che faccio praticamente la mattina quando mi alzo. Mi vedete con questa roba sconvolta. Adesso mi metto la fascia, perché così non mi vengano giù i capelli, perché sennò a me danno fastidio. È per quello che io li ho anche sempre legati, sti capelli. Poi mi metto il mollettone perché così non mi danno fastidio. Questa è la cosa che faccio la mattina. Stamattina sono a casa e allora vi faccio con calma, posso farvi vedere perché sennò alla mattina normale è molto più veloce la cosa, ragazze mie. Come prima cosa, mi laverò il musino con il mio distributore di sapone. Vado a lavarmi la faccia, il sapone e le mani. Me la lavo. Brr. Con acqua fredda. Io me la lavo solo con l'acqua fredda perché fa bene per la circolazione. Ti riattiva la circolazione e fa molto bene alla pelle. E voilà, ragazzuole belle, poi prenderò i miei. Questi qua sono quelli della, aspetta che vi dico il nome, della CIN. Questi qua sono e sono proprio comodi. Ieri ho visto un video della Stellina, Clay e Bonnie, e lei ha fatto vedere tutti i prodotti che ha comprato. Infatti adesso voglio andare a vedere se c'è cose che mi interessano. Ah, giusto, uso l'acqua micellare sempre, 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 sempre. Io l'acqua micellare la uso la mattina e alla sera perché ti toglie tutte le impurità. Dovrebbe levare il trucco, se qualcuno ha il trucco. Per quel poco trucco che metto io vado a passarlo anche sul collo. Bene, e questo è quello che faccio la mattina. Per intenderci, c'è sempre su sporcizia, perché c'è sempre sporcizia. Cioè, adesso voi non lo potete vedere perché c'è la luce, però c'è sempre sporcizia sulla salviettina. Poi vi faccio vedere, metto il tonico, questo qua della Garnier, Skin Captive, tonico protettivo con miele e fiori. Ingredienti di origine normale per peli secche e spente. Adesso martedì vado qua alla profumeria perché fanno un incontro di trucco e queste cose qua, ti fanno vedere dei prodotti e voglio vedere per trovarmi un fondotinta che vada bene. E così ti fanno anche la prova della pelle, ti dicono se è secca, se ha bisogno di essere idratata, se è grassa, dipende da come è la pelle. Mi si è bruciata anche la luce del bagno, per fortuna che c'avevo quella luce che ho comprato alla Lidl, l'ho messa, vi faccio vedere dove l'ho messa, ma è comodissima. Aspettate, vedete, l'ho messa lì, ma è comodissima, fa una luce bellissima e vi rimetto a posto. Abbiate pazienza, gente, con me dovete avere un sacco di pazienza. E voilà, la perfezione. E voilà. Poi adesso sto mettendo questa crema perché me l'hanno regalata. Me l'hanno regalata a Natale in farmacia, è dentro in una confezione con dentro un po' di tutto. Questa qua della Caudalie Paris dovrebbe essere al succo d'uva. E io vado a mettermi questa qua come crema stamattina. La sto facendo fuori. Devo fare un po' fuori le cose che ho nell'armadio perché c'è pieno di cose che poi è buonissima e ti idrata proprio bene la pelle, sta crema qua. Infatti, vedo proprio la differenza. A parte che l'idratazione della pelle la dà l'acqua, bisogna bere tantissima acqua. Io ne devo bere almeno la nutrizionista mi ha detto almeno 1,8 litri. Tutti i giorni vado a scorrere sul collo facendo così, tu, vedete che roba? Ecco,
Adesso mi lavo i denti, quello non ve lo faccio vedere perché è impressionante. Ci vediamo dopo. Volevo solo farvi vedere, vedete come faccio io? Quando sta arrivando alla fine, perché ve l'avevo detto che volevo farvelo vedere, io gli metto una mollettina perché prima di tutto nel contenitore non cade almeno, perché sennò quando sta finendo cade. Invece se gli metti una mollettina non cade. Vedete, questo è quello che uso io, e invece Mati c'ha il Colgate normale. Vedete, gli metto la mollettina così si spreme bene, non se ne spreca e non ti cade. Invece io sto usando quello della Sensodyne, quello per le gengive sensibili, quelle cose lì. Vabbè, ragazze, mi lavo i denti, ci vediamo dopo. Adesso, ragazze belle, passerò il filo interdentale e poi ci rivediamo dopo. Ed eccoci di nuovo qua. Adesso passerò questo attrezzo. Praticamente lui per farvi vedere, cioè, aspettate, se riesco vi faccio vedere come fa, eh. Praticamente lo accendi, fa un po' di rumore, eh. Al getto, vedete, spruzza l'acqua, la spruzza, vedete, e ti va a pulire la sporcizia se c'è qualcosa in mezzo ai denti. Adesso me lo passo e ci vediamo dopo. Anche questo l'abbiamo fatto. Adesso l'ultima cosa, perché se avrete capito, ho la fissazione per i denti. Questo attrezzino qui serve per, vedete, è in rame, serve per pulire la lingua, perché sulla lingua rimangono molti microbi e queste cose qua. E io vado a passarlo sempre, sempre, da dentro verso fuori, da dentro verso fuori. All'inizio può dare un po' fastidio, può farti venire il senso del vomito, però non è così. E poi io lo vado sempre a disinfettare, quando ho finito lo disinfetto sempre o col colluttorio, o puoi usare anche la mucchina, queste cose qua, che piace la mucchina, stellina, e boom. E adesso faccio anche questo e poi ci vediamo dopo. Ed eccomi qua, i denti sono fatti. Vabbè, più di così non possono venire, perché tra l'altro poi con la pastiglia devo, adesso devo dire, non andare dal dentista, sarà un'altra mazzata di soldi da spendere, eh. Adesso mettiamo il fondotinta. Adesso voglio provare questo qua che mi ha dato il campioncino della Collistar, questo qua. Non so se riuscite a vederlo, perché magari c'è il riflesso della luce. È una tonalità sicuramente troppo chiara, perché i campioncini hanno la tonalità base, mi ha spiegato quello della profumeria. E dunque per una magari già scura di pelle questo non va bene. Però per me che sono bianchina, me lo vado a mettere sul palmo della mano, poi con la spugnettina lo prendo, lo metto. Questo è proprio il massimo del trucco che faccio io, cioè di più di così. Vado a stendere, lo metto sopra. Mi guardo nello specchio perché sennò tanto vale, perché nel telefono non è che si vede bene. Si mette un po' anche sul collo, dicono, ma tanto se una è bianca cadaverica, cioè dovresti andare fin giù al seno. Che poi a me non piace che rimane il segno sui vestiti, eh. Ecco. Sotto gli occhi, vedete qua, ta, 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 qua. Adesso devo andare a fare anche le sopracciglia di nuovo, perché qua non ce n'è di nuovo più, perché l'ho già fatto una volta, perché io sono una furba, no? Sono stata una persona intelligente da ragazzina, no? Tutti i tic nervosi del mondo ce l'avevo io, no? E cosa facevo? Mi strappavo mica i peli delle sopracciglia quando ero nervosa, ma proprio da psicopatica, va? E dopo, se vi dico che sono una disagiata, un motivo c'è. E dopo non sono cresciute più, e dunque da una parte ne ho pochissime, da un'altra non arrivano fino in fondo. Adesso ho preso l'appuntamento e vedrete. Se volete poi vi faccio vedere come vengo bella. Il primo giorno sembri un mammut, lì due occhi così. Però se volete vi farò vedere. Ah, giusto, vi faccio vedere cosa metto. Tic, tic, tic. Questa qui che me l'avevano regalata qualcuno a Natale, ah, la mia zietta me l'aveva regalata, una zietta che avevo cara, che gli volevo tanto bene, ma non c'è più. Vado a metterla su questa cosina più piccolina che ho io, gliela metto, poi la picchietto un po' per far cadere quello che è troppo e vado a fare così e me lo metto solo qua sulle guance. E voilà, questo è il massimo del trucco che fa la Cristina alla sua faccina. Voilà. Va bene, sì, va bene. Voilà. Basta, poi mi metto la matita. Adesso ne sto finendo una, cioè proprio a
all'osso, praticamente sta arrivando alla fine, però mi trovavo proprio bene. Aspettate che la devo temperare perché è proprio, vabbè, sta finendo, però mi trovavo bene perché me la faceva bene. No, devo farla qua nello specchio, se no non vedo niente. Me la metto solo qua. Io l'unica cosa che faccio è metto qua la matita, tuc. Voilà. Questo è tutto il trucco che fa la Cristina. Poi c'ho questo qua, il mascara della Kiko. Questo qui, se lo vedete. Kiko Ultra, una Ultra Tech Curve, dice. Dovrebbe incurvartene bene, ma adesso anche questo è quasi finito. Ma c'ho l'altro dopo, poi userò l'altro. Però all'inizio non mi piacciono tanto come sono, perché sono troppo cremosi, no? E ti fanno quella cosa pastrugnosa su. Ecco. Questo è proprio finito. Che peccato. Questo era bello, me l'aveva regalato la mia vicina di casa a Natale. Che era andata a un centro commerciale qui vicino dove c'è tutto, Vico Lungo si chiama, qualcuno magari sa dov'è, è un, c'è un centro dove ci sono tutti i negozi di marca con i prezzi un pochettino più bassi, è proprio finito, noi dobbiamo tirar via questo, andiamo questo, sì questo ce n'è ancora dentro, questo è questo qua. Mega volume, waterproof, quelli che dovrebbe essere che non vanno via con l'acqua, Miss Baby Roll dell'Oreal. Questo sì, so già che ce n'è ancora. E voilà, così sono un po' più decenti. Poi, con il Cotton Fioc vado a tirare via, se mi è andato sulle sopracciglia, il fondotinta, perché non lo voglio lì. Voilà, tuk tuk tuk, ecco, e basta. Poi sulle labbra, vi ho già detto che io uso anche la connettivina. La connettivina di solito la metto la sera prima di andare a dormire su tutto il viso. Vado a metterla sulle labbra. Sì, va bene. E basta, è tutto qua quello che faccio io. Ah, questo mi sa che lo butterò via, che gli faccio fare un volo. Perché? Adesso vi spiego. Sì, vabbè, diventerà lungo sto robo, sarò noiosa, però. Dov'è finita? Dove l'ho messa? Vorrei avere un sistema per avere tutto più ordinato, ma non ce l'ho io il sistema per. Ma dove cavolo mi è finita? La tinta delle labbra che l'altra sera mi avete detto che è bella, mi sta rovinando le labbra perché secondo me asciugano e te le. Ah, eccola qua. È questa qua. È della Maybelline. E sono delle tinte. Però cosa succede? Che sono secche. Mi rovinava tutte le labbra, mai più. Cioè, se adesso capisco che lei non la userò mai più. Però vediamo. Dobbiamo ancora aspettare un attimo. Adesso vado a pulire il pennellino con una gommettina, perché ci avevo proprio su quello e non voglio che rischio che mi fanno male le labbra tutto il giorno, perché il giorno dopo, mercoledì per intenderci, mi facevano male di nuovo le labbra e ho pensato che è proprio quello. E allora non lo userò. Adesso voglio mettere l'altro, guarda che ce l'ho. Si vede che sono mica tanto organizzata io con i trucchi. Ah, guardalo qua. Tanto devo soltanto andare a fare un po' di cose negli uffici. Adesso mi preparo che devo uscire. È per quello che mi faccio vedere che mi coso, perché sennò mica per stare in casa io di certo non mi trucco. E vado a mettere questa qua che me l'hanno regalata sempre alla profumeria. E voilà, ecco qua, ma è carina, eh? È a forma di cuoricino,
cioè di labbra per intenderci, e della profumeria Mario. Mario no, Mario no, penso che si dica. Vabbè, e questo è fatto. Adesso i capelli non è che si può far tanto. Questa sera li laverò. Allora adesso li spazzolo, io uso sempre il pettine, questo qua è in legno. Li pettino. Stasera voglio fare anche una maschera per i capelli, così almeno si rinforzano un po', poverini, va? Che ne hanno bisogno. E li ligo, come al solito, tanto lo sapete già. E voilà, questo è tutto il mio trucco, ragazze belle. Voilà, poi mi metto il deodorante ed è questo qui che metto sempre. E la crema per le mani che ce l'ho di là, che è questa. Ve la vado a prendere e la faccio vedere. Eccomi di nuovo qua. Questa è la crema per le mani che sto usando, che mi trovo benissimo, almeno per chi come me ha le mani sempre rovinate per l'acqua che usa e continuo a bagnarle. E come profumo invece sto usando questo qua. Allora c'è scritto Red Rose. L'ho pagato 6 euro, ma un profumo. Mamma. La mia ossessione per i profumi. Io adoro i profumi. Ne ho abbastanza, adesso vi porto. Questi qua sono tutti i miei profumi che ho solo adesso, eh. Solo, cioè, questi qua sono, li ho tenuti, sono un paio d'anni. Perché prima, quando abitavo da sola, li avevo, ma poi, cioè, erano tantissimi e non me li sono portati. E basta, questi sono tutti i profumi che ho usato in questi 2 anni. Questi qua ce n'è ancora dentro, quelli dietro sono tutti finiti. E voilà, ragazze belle, facciamolo finire qui il video. Adesso faccio 2 lavori in casa e poi esco. Vi mando un bacione grande. Se questo video vi è piaciuto, pollice all'insù. Se non vi è piaciuto, pollice all'ingiù. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!